Ciao ragazze, allora, la mia scrivania è un casino, quindi ho pochissimo spazio, ma mi è appena arrivata la Glossy Box di maggio, che come... non ci credo di nuovo il telefono, che come sapete è arrivata in ritardo, comunque hanno mandato mille comunicazioni dicendo appunto che avrebbero spedito la Glossy Box dal 6 in poi. Oggi dovrebbe essere il 7 forse, sì, oggi è il 7 e mi è arrivata oggi. Allora, è la solita rosa, vediamo cosa c'è dentro. Il packaging è il solito. Edizione di maggio, allora i prodotti preferiti dei nostri esperti di bellezza. Scoprire prodotti, scovare trend, regalarvi ogni mese una nuova sorpresa. Non è questo il modo migliore per riassumere appieno la missione Glossy Box? Da qualche anno ormai selezioniamo ogni giorno per voi decine di brand più o meno conosciuti per potervi dare soltanto il meglio che il mondo della bellezza e del wellness hanno da offrirci. Anche noi ovviamente abbiamo scoperto e provato personalmente alcuni prodotti di cosmesi, cura del corpo e a volte li abbiamo apprezzati tanto da considerarli ormai tra i nostri preferiti. Ve li vogliamo proporre quindi in una box speciale che vi regalerà una selezione davvero esclusiva. Che cosa state aspettando? Fatevi coccolare anche questo mese con la nostra Glossy Box Beauty Favorites, quindi sono, è caduto tutto, sono i preferiti da quelli di Glossy Box praticamente, e qua ci sono alcune foto di alcune persone che lavorano a Glossy Box con i loro prodotti preferiti, ma la guardo dopo, se no svelo che cosa c'è dentro. Allora vediamo. Oh mamma, allora, Professional Makeup Sponges, sono delle spugnette, oddio, ma sono fatte stranissime, serve per il blush in crema, il foundation, il fondotinta, allora, ti permette di applicare facilmente il make up in modo igienico, la forma è adattata per raggiungere le zone più difficili da raggiungere, insomma, come il naso, la bocca, ok? E boh, vediamo. Non so se aprirla, forse preferirei non aprirle adesso perché ne ho altre, ma vorrei capire come funzionano, cioè se sono divise, sì, sono. Quindi sono 6 spugnette praticamente. E oddio, non lo so. Va, proviamole, dai, vediamo. Poi vedo qualcosa sempre della Topexan. Maschera viso sebo assorbente, speciale pelli impure. Bene, va bene per me. Assorbe l'eccesso di sebo, leviga la pelle. La userò sicuramente. Ok. Poi vedo. Questo come si chiama? Body wash, oh mamma mia, non mi vengono le parole. Bagno schiuma di origine naturale al 99%. Praticamente della Balance Me Super Toning Body Wash, quindi è tonificante. Sentiamo il profumo. È molto pungente, cioè sì, è pungente, sembra che ci sia dentro anche qualcosa di pepe, di speziato. Poi vedo anche lo shampoo secco, che è lo shampoo secco che uso io, è ottimo e soprattutto è bellissimo questo perché è formato viaggio, io lo cerco da una vita, quindi sono contentissima di trovarlo e lo userò per il mare. Sono veramente contentissima. E poi vedo due prodotti make up, ben due. Allora, questa, allora, Jelly Pong Pong, è una marca che non conosco, ed è un matitone per le labbra. Vorrei aprirlo per vedere il colore, ma so già che, ecco, sapevo, ma perché mi sono tolta lo smalto. E continuo peraltro.
Va bene, ve lo faccio vedere a fine video. E poi Da Vinci Cosmetics, questo è un pigmento nella colorazione Jasmine 52, e anche questo non so come si apre. Uffa. Ah, ma perché anche questo alla pellicola. Vediamo se riesco ad aprirla con la forbice. Niente, mi devo per forza rovinare lo smalto appena messo, peraltro. Una così senza strana. Oddio, il colore visto da qua non sembra bellissimo. È un marrone, è un bronzo, direi. È piuttosto pigmentato, una bella consistenza, però. Vediamo, ecco, così lo vedete meglio. Carino, dai. Carino, sì. Poi i pigmenti bronzo fanno sempre comodo. E adesso a questo punto cerco anche di aprire quest'altro, tanto ormai lo smalto me lo sono rovinato. Si rompe pure. Okay. Il colore mi ispira tantissimo di questo matitone, perché è un colore che io metto assolutamente. Vediamo un po'. È bello, proprio carino, proprio carino, sì, mi piace, mi sembra un color, boh, a me viene in mente, quando vedo questo colore mi viene in mente la peonia, la pianta, non so per quale motivo, e poi qua esce così, ma sì, dai, sono contenta, sono ben 6 prodotti e 2 prodotti make up, un prodotto che cerco da una vita, nel senso in formato viaggio, quindi so già che è buono e mi piace. Questa maschera che userò sicuramente, bagno schiuma, anche questo formato viaggio, sempre comodo, lo metto vicino agli altri che non ho ancora provato, e queste spugnette interessanti da provare. Non mi convincono tantissimo, però proviamole. E niente, basta, questa è la Glossy Box di maggio che finalmente è arrivata, e devo dire che sono soddisfatta, perché sono prodotti che io uso, e poi ci sono 2 prodotti make up più le spugnette. Devo dire che sì, sono proprio soddisfatta, quindi ne valsa la pena aspettare. E basta, non mi dilungo più e ci vediamo al prossimo video. C'è un mio video in caricamento che è il tutorial dello smokey eye nero. C'è solo un problema, ve l'ho caricato lo stesso come vi ho spiegato nell'intro del video, però per la maggior parte del video sono fuori dall'inquadratura, è perché sono un po' incapace e non me ne sono resa conto, avendo una fotocamera non mi rendo conto se sono inquadrato o no, e quindi ciao. E vabbè, adesso lo carico, se proprio non si capisce nulla di quello che faccio me lo scrivete sotto e io lo ricarico eventualmente. E peraltro l'ho caricato, ma ora, cioè, lo sto caricando, ma YouTube mi dice che è in un formato, mi dice che l'ho caricato in 16 noni, cosa che non è vero, cioè l'impostazione io non ho messo il 16 noni, vabbè. Verrà uno schifo quel video, però portate pazienza. Basta, non mi dilungo. Ci vediamo al prossimo video. Ciao. Ah, ho fatto questa nail art estemporanea proprio velocemente. Non mi dispiace. Però volevo fare il contrario. Volevo mettere il colore chiaro qua e il colore più, cioè, uguale alle altre unghie all'esterno. Fa niente. Basta, vado. Ciao.